Siamo a Grottesca, al paradosso. Siamo diventati zimbello non solo dell'Italia, ma del mondo, di tutti. Abbiamo un, chiamiamolo ministro, ma ministro normalmente è una persona che ha delle preparazioni, ha studiato, ha fatto delle scuole di ogni genere, è educato, è comprensivo, è ragionevole, ha un dialogo. Sto parlando di Brunetta, ora addirittura è arrivato alle offese, prima ha irriso il precari, li ha presi in giro, ha abbandonato dei consessi dove era stato invitato e ora addirittura ha sbracato, ha dato dei cretini. Io mi sono fatto una teoria e ve la espongo. Non molto tempo fa questo signore è convolato a nozze giuste, ma non lo so. Io ho l'impressione che non abbia di piccolo soltanto la statura, questo Ser Brunetta. Forse ha di piccolo anche qualcos'altro al punto che forse non è riuscito a consumare. Può essere? Riprovaci ancora, non te la rifare con i giovani che viceversa consumano e come? Questa è un metro e mezzo più di te, molto probabilmente non ci sei neppure arrivato. Figuriamoci se hai consumato e questo ti ha creato una serie di problemi, di angosce interiori, di traumi. Ma non te la rifare con il fuori. Vai da un buon medico, vai da un buon dottore, un endocrinologo e fatti dare una cura adatta. Una volta che avrai consumato, forse ti sarai rilassato e vedrai il mondo in un'altra maniera. Consuma, Brunè, consuma, sfogati, spendile in modo migliore queste forze psichiche e fisiche. Se non ci riesci, ci sono anche altre formule. Per esempio, c'è un autoerotismo, ma non ci rompere più le scatole. Hai capito?